Questione numero 59. Premesso che l'ASP ASI, azienda orfanotrofi, ente asilo Sant'Anello e servizi con e per l'infanzia, di seguito denominata ASP ASI, è un ente di diritto pubblico di cui il Comune è socio e detiene una quota del 92,53%. Premesso che il fondo denominato Podere Castagna, di proprietà dell'ASP, in una recente perizia dell'ingegnere Imbroglini, datata 10 maggio 2014, è stato valutato per un valore di mercato pari a 100.000 euro, come risulta dal verbale del Consiglio Comunale del 16 gennaio 2012, questo fondo fu oggetto nell'anno 2007 di un contratto di vendita preliminare mai andato a buon fine dell'allora IPAB alla società Sapro per un valore finale di 1.950.000 euro, pari quindi a circa 20 volte il prezzo reale di mercato. Premesso, poiché questa operazione venne a svilupparsi nel periodo di passaggio fra la vecchia gestione IPAB e la nuova ASP, il deposito cauzionale per un totale di 1.100.000 euro fu incassato in varie tranche da entrambe le gestioni e fu successivamente speso dall'ASP per le sue attività. Una recente sentenza del Tribunale di Forlì ha stabilito che la responsabilità diretta della mancata vendita del terreno è dell'ASP, tenuta quindi a restituire a Sapro l'intera cauzione a suo tempo versata, una cifra enorme non più nelle disponibilità dell'ente, che va quindi a sommarsi alla già ingente mole di debiti che a fine 2013 ammontava a 2,3 milioni di euro. Considerato che relativamente alla sopracitata vicenda, nel verbale del CDA dell'AS datato 12 maggio ultimo scorso compaiono queste testuali parole, ovvero: questo CDA negli atti di bilancio consuntivo 2013 ha già chiesto all'Assemblea dei soci che deliberi sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori allora in carico. Visto che l'assessore Raul Mosconi durante il Consiglio Comunale del 23 settembre ultimo scorso si era impegnato a portare la questione all'attenzione della successiva assemblea dei soci dell'ASP, rilevato che dal verbale dell'assemblea si evince però che su proposta del dottor Mosconi l'assemblea passa nuovamente la palla al CDA, cui si chiede genericamente, senza fissare date precise per la risposta, di valutare l'opportunità di procedere o meno ad azioni legali nei confronti dei componenti dei precedenti CDA direttamente interessati. Ritenuto che la posizione del CDA sia già stata più volte chiaramente esplicitata e non necessiti quindi di ulteriori passaggi e pareri, anche e soprattutto alla luce del fatto che i tempi stringono e che l'ente verrà probabilmente estinto in tempi brevi, si interroga il sindaco al fine di conoscere, senza ulteriori indugi, se e con quali modalità questa giunta, in qualità di socio di maggioranza, intende realmente procedere all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ASP ASI che hanno prodotto questo grave danno all'ente. Risponde l'assessore Mosconi. Rispondo per chiedere che questo question time sia trasformato in un'interrogazione, perché il passaggio che c'è stato in assemblea soci non è stato pleonastico. Noi abbiamo chiesto al Consiglio di Amministrazione di produrre gli elementi per poter valutare proprio in merito a questa interrogazione. Quindi, dato che attendiamo dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP e dal Revisore gli elementi per procedere in questo modo, credo che se trasformiamo questo question time in una interrogazione, poi appena avremo questi elementi saremo in grado di rispondere in maniera compiuta, ciascuno per le sue competenze, e ai sensi dello statuto la competenza è del Consiglio di Amministrazione, quindi non è un passaggio di palla, l'organismo competente fa quello che gli è, che deve fare, insomma. Quindi io chiedo questo. Oggi c'è stata l'assemblea dei capigruppo, avevamo dato mandato, poi insomma è stato tutto un po' stretto, però andrei così, ecco, farei questa proposta. Va bene, questo. Prego, risponde consigliere Vergini. Allora, sì, più che un'interrogazione sarebbe bello se si potesse essere trasformato in un ordine del giorno per parlarne un po' più diffusamente, perché
Diciamo, dal punto di vista mi sembra che ci se ne lavi un po' le mani con questa risposta, cioè, diciamo, per utilizzare una similitudine calcistica, tutti questi passaggi di palla fra il comune e il CDA dell'ASP assomigliano molto a una tattica del catenaccio messa in atto per guadagnare tempo in attesa di un fischio finale che è molto vicino, come tutti sappiamo, perché una volta che l'ASP sarà estinta nessuna azione di responsabilità sarà più possibile. Nessuno si chiederà più perché si voleva vendere un terreno a Sapro per 20 volte il reale prezzo di mercato. Nessuno si chiederà più perché nei primi CDA le nomine furono esclusivamente politiche invece di professionisti in grado di valorizzare il patrimonio dell'ente. Alla fine nessuno si chiederà più niente e l'ennesimo esempio di mala gestione di un ente pubblico finirà nel dimenticatoio. Però bisogna che ci capiamo. Sui question time lei fa la domanda, l'assessore risponde, lei può essere d'accordo o può essere non d'accordo su quello che dice, quello che non è previsto dal regolamento, lo dico per tutti i consiglieri, non è previsto che, tra virgolette, con l'appiglio del question time poi si faccia l'intervento. Ecco. Ho capito, non ho detto che... Poi se lei presenta un ordine del giorno e una mozione... tranquillamente c'è tutto lo spazio e tutto il tempo e per discuterlo e per consegnare la memoria di quello che lei dirà anche la carta stampata. Sì, io diciamo l'unico errore che ho fatto è non aver detto all'inizio che non sono soddisfatto dalla risposta, il resto era l'argomentazione del motivo, quindi semplicemente volevo fare notare come questa risposta non mi sembrava chiara e quindi ho argomentato. A questo punto, se l'assessore ritiene di rispondere con un'interrogazione più dettagliata, per me va bene e presenteremo magari anche un ordine del giorno. Va bene, a questo... Cioè, la risposta è che non abbiamo avuto gli elementi che abbiamo chiesto al CDA, all'Assemblea Soci. No, ci terrei perché... Un conto se uno dice delle cose fumose, un conto se uno dice oggettivamente abbiamo chiesto ci fossero progetti e non sono arrivati. Solo per chiarezza, perché allora, quindi non ho risposto, è per questo. C'è il discorso che il CDA ci aveva già chiesto di procedere con l'azione di responsabilità, è scritto nel verbale del CDA, voi a questo punto chiedete di nuovo al CDA, ma siete proprio sicuri? Praticamente mi sembra un po' un rimpallo di responsabilità, tutto qua. Va bene, allora.